Bella a tutti ragazzi e benvenuti al nostro nuovo video. Io sono Xyuder. Io sono la Pani. Oggi ragazzi siamo qui perché apriremo insieme a voi i due bauli del clan. Tu hai fatto 10 su 10? Sì. Porca vacca porca. Due bauli del clan, 10 su 10. Due baulozzi. Speriamo di trovare qualcosa di interessante. Magari alcuni miei ragazzi non hanno trovato niente. Io spero di trovare una leggendaria. Ma prima ragazzi, una partitella qua per scaldare. Vai, dai, siamo a 4543. Attenzione. Perché tanto poi dopo entrerai nel mio, c'è il vuoto. Zero bauli. Come zero bauli? Ma porca miseria, andiamo. Dobbiamo così. Contro Ghost BPR dei Hadouken. Che si dice? Hadouken. Brava, brava, è proprio Hadouken. E così, dovevo giocare Log Rider, lui mi dà il buona fortuna. Buona fortuna anche a lui, assolutamente buono così. Mago di ghiaccio a livello 3 e zap, quindi lui spreca 3 più 2, 5, perfetto. Possiamo andare col mini, vediamo un pochettino. Se va a colpire, sì, sarà pure stronzo, ma fa anche parecchio male. Attenzione ancora, andrei a spostare il boscaiolo, perfetto, il boscaiolo purtroppo può entrare. A questo punto ripartiamo di nuovo con Ograider, spirito del ghiaccio, vediamo se riusciamo a fare male di là. Attenzione, bello spirito che va a congelare, l'Ograider che entra e di prepotenza può andare a colpire la torre. C'han giù un estrattore al 9, non mi preoccupa, 1600 la torre di destra, 1516 quella di sinistra. Quella mi metterà il gigante davanti, è ovvio, arciere dietro, mini pecca sulla strega e anche pipistrelli. E anche zap, attenzione, mi ha lisciato i pipistrelli, eccezionale, mini pecca. No, fa più male il mio mini pecca, attenzione, devo tirarglielo adesso di là lo grider, non muovere il tavolo, devo tirare lo grider di là, attenzione, così bene, con lo spirito del ghiaccio, lui gioca di nuovo un estrattore, la torre penso che andrà giù ragazzi, e potevamo anche risparmiarci il coso, va giù la torre di sinistra, lo grider che si va a colpire anche l'estrattore, e... Raga, con una botta l'ha tirato giù. Sì, e beh, non era tanto alto. Andiamo con gli arcieri. E mi fa un po' di rabbia, ma non più di tanta. Lasciamolo colpire, non c'è problema. 2129, dobbiamo spingere sulla torre di destra. Oddio, Giant ancora per lui. E qua io, ragazzi, la farei di prepotenza così. Ancora con lo grider. Trisce di moschettieri. Fermatevi. Oh mio Dio, solo due ne ho presi. Attenzione, giù la torre. Perfetto. I goblin vanno a fargli male. Andiamo a mettere, ok, arcieri dietro, spirito del ghiaccio, zap sopra, bene gli arcieri, abbiamo fermato la strega 708, abbiamo tirato giù anche la torre di sinistra e andiamo a fermare, non è finito perché rispingiamo ancora senza paura con lo grider, vediamo se la torre va a colpire, lui gioca il trisse di moschettieri tirandogli sopra una fireball, li andiamo a distruggere tutti e tre, prepotentissimo, qua recuperiamo 5 di elisir con il trisse di moschettieri al 10, giant per lui, apre con il cimitero, siamo pronti a giocare il tutto per andare a fermarlo, credo che non ci sia nessun problema e infatti andiamo a fermarlo così, gli mettiamo 4, sopra i pipistrelli, 2, 1 e andiamo a portarcela a casa ragazzi, mamma mia che vittoria, prendiamo della vacca vittoria, 78 su 80 anche il gioca truppe, molto bene, 4572 ragazzi, attenzione, andiamo adesso ad aprire il baulozzo del clan, 10 su 10. Via, 7 skip. 1620 di gold. Buono. 17 barili d'ossa. Buoni perché è una carta da top player. Il barile d'ossa. 6 skip ancora. Dai. 19. No. Spiritelli del fuoco non vanno tanto bene, avanti ancora. Neanche questo. 51 Tesla, non le uso. Sentiamola così, 8 rocket, porca miseria, sebbene il rocket al 9 sia una grande carta, all'8, cioè non mi interessa, dice, questi ragazzi li inserirò nel deck, da livello 9 vanno dentro nel deck, siamo arrivati a 110 su 200, molto bene,
Se mi arrivano le epiche potrebbe, ma non credo, non credo, e non c'è la leggendaria. 153 bombaroli, speriamo nel boia. Come carta epica, vediamo un pochettino e arrivano tre boia. No, sono tre tornado, peccato. Pensavo fossero tre boia, però anche la tornado non mi dispiace assolutamente. Non mi è servito quasi a niente, però GG per i 19 scaricuccioli e va benissimo anche per il tornado. Direi, ragazzi, di spostarci nel profilo della PAMI. Ed eccoci qua, ragazzi, nel profilino della PAMI. Purtroppo non ha neanche un baule. Vedo che ci stanno già chiedendo una 2v2. Andiamo a farla, cosa ne dici? Dai, scaldiamoci anche col suo, ragazzi, che poi andiamo ad aprire il secondo baule del clan. 10 su 10. Vuoi giocarla tu? No, giocala. Come vuoi, come vuoi. Allora, il tuo compagno di squadra gioca Ogrider, scheletro gigante. Vedo che parte subito di grande prepotenza. Vediamo se con la scarica. Oh mio Dio, che gelo prepotentissima! Che gelo prepotentissima, ragazzi! Mamma mia, che male! Mamma mia, che male, ragazzi! E qua io, bene le frecce, bene le frecce. Qua andrei con un giant proprio pulito, pulito così. Proot, il bombarolo sopra i barbarozzi. Che male, che male, ragazzi! Andiamo a proteggere il bombarolo con gli sgherri. Lui tira un peccone e va a lisciare. Due sgherri, attenzione, attenzione, due sgherri lisciati, gigante che va di prepotenza. Andrei a zappare e a togliere tutto questo marasma di truppe, bene così. Il drago inferno va a mangiarsi il peccone e purtroppo viene colpito dalla torre e dallo stregone di fuoco, quindi non riuscirà ad avere la meglio. Attenzione con la strega davanti. Quella fa un po' male. Quello sì, sì, sta giocando, sta facendo un po' male, ragazzi. 1911 con questa poison e questo grider. Attenzione allo scheletro giga che subisce i colpi dello stregone. Va giù in questo momento. Si salva, incredibile. Si salva lo scheletro gigante. No, no, viene fatto esplodere dai goblin lancieri. O grider che riesce ad entrare. Esplosione incredibile che distrugge anche il golem del ghiaccio. E possono ripartire loro. Il tuo bombardino ha fatto ancora i peggio danni. Bene con la strega, andiamo con il giant davanti. Andiamo con il giant davanti, ragazzi, a deviare tutte le truppe che ovviamente vanno sul giga. La torre però sta colpendo, purtroppo invece. Oh mio Dio, il fantasma addirittura. Attenzione col fantasma. Attenzione, ma il peccone al 6 ha fermato senza problemi. Io forse ho sbagliato a giocare quel giant lì in mezzo. Allora andiamo con la strega di qua, ragazzi, e vediamo un pochettino cosa fanno loro. Pronta la fireball, tirata leggermente, no, giusta, giusta la fireball, molto bene, molto bene. Andrei a congelare un attimo questo coso, se riusciamo, l'ho visto il miner, l'ho visto, lo vado a congelare. Miner al 2 per il tuo compagno di squadra, cattivissimo. 5.46 la nostra torre in basso a sinistra. Ripartono di nuovo con lo grider, scheletrone gigante sopra, zap. Pucca di quella, per un millimetro, per un millimetro non ho preso gli altri lancieri. Dai che andiamo, dai che andiamo. Stiamo spingendo forte, ragazzi, stiamo spingendo forte. Pronta anche la fireball, pronta la fireball. Ha messo un tris, ha messo un tris. Abbiamo tirato la fireball prepotentissima giù la torre anche per noi, ragazzi. Ma quel tris di moschettieri è abbastanza pericoloso. La doppia strega, ragazzi, la doppia strega, una al 7 e l'altra non si sa bene a che livello sia, però attenzione, bene così, dobbiamo stare attenti anche di là, ragazzi, dobbiamo stare attenti anche a sinistra. Appena spareranno, esatto, benissimo il bombarolo che pulisce, benissimo così. Salviamo la torre, spirito del ghiaccio sopra e scheletro gigante, andiamo a salvare di nuovo, bene così, bene così, bene così. Andrei con un giant super centrale fra qualche istante, via così col gigante centrale, molto bene, molto bene. Intanto arrivano i suini che si iscrivono. Attenzione, ragazzi, attenzione, buona la gelo, buona la gelo, buona la gelo. Tentiamo anche una zap, tentiamo anche una zap. Oh, con un millisecondo di anticipo il giant, cattivissimo. 1400 o grader anche per loro, 1117 la torre. Arriva anche il fantasma e perdiamo purtroppo la 2v2, purtroppo ci hanno tirato giù la torre molto veloci loro, abbastanza triste Egidio e Erika nella partita. Beh, io direi che è tutto tuo e quindi te lo puoi andare ad aprire senza nessun problema. Speriamo che tu possa trovare una bella leggendaria. Andiamo a vedere il baule della PAMI, però prima mi raccomando, ragazzi, di lasciare un bel pollicione in su. Se vi sta facendo il video, di iscrivervi al canale, su forza. Mi raccomando. Vi aspettiamo in tanti. Vi aspettiamo, ragazzi, mi raccomando, vai. Apertura del baule del clan, 1620 di gold. Molto bene, molto bene. Con 7 skip, 11 freccioline. Queste non le usi, queste non le usi. 17 gobelettini. Questi mi servono a me, mi servono. Oh, 4 scaricuccioli. Non male. 79 giganti royale. Continua a trovare giganti royale la Pamina.
133 come a lui. Mamma mia. 23 suini e niente leggendaria neanche a te. Strega, 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 arrivano tre principi neri. Una roba brutta. Che brutto baule, ragazzi, che bad baule per la Pami, neanche una carta che le possa servire. Beh, ragazzi, direi che per oggi il video può finire qua. Noi vi ringraziamo tantissimo. Grazie. Per essere rimasti qua a guardarlo. Vi ricordiamo di mettere un bel like, di iscrivervi al canale e noi ci vediamo presto. Ciao. Ciao.